Una delle cause più frequenti di infertilità di coppia è la anovulatorietà, ossia la paziente invece di ovulare 13 volte l'anno, come ovulano tutte le donne normo-ovulatorie, ovula 2, 3, 4, 5 volte, a volte mai. E spesso questa anovulatorietà è associata alla sindrome dell'ovaio policistico. La sindrome dell'ovaio policistico viene riconosciuta con difficoltà e quindi le pazienti spesso erroneamente vengono avviate alla fecondazione assistita, di cui in realtà non hanno bisogno.